Il mio ultimo libro si intitola L'ospite più atteso, vivere e rivivere le emozioni della maternità. Un libro che in un certo senso riprende quello precedente. Se nella Bambina senza stella raccontavo e commentavo la mia infanzia, in quest'ultimo libro, con la stessa modalità, diciamo un po' anfibia, di unire saggistica e narrativa, racconto e rifletto sulla gravidanza, sulla prima mia maternità, quella che accade negli anni, alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70. Può sembrare un'epoca troppo remota per discuterne con le giovani donne di questi anni, ma in realtà io penso che riprendere il passato serva a creare uno sfondo sul quale proiettare le trasformazioni che sono avvenute in questi anni. La storia serve proprio in un certo senso per prendere la rincorsa e procedere più in alto e più in là. E come dicevo, questo libro è un libro innanzitutto di narrazione. Narrazione non soltanto degli avvenimenti esteriori, ma soprattutto della vita interiore, delle emozioni, dei sogni, delle aspettative, dei timori che accompagnano i 9 mesi dell'attesa. Particolarmente rilevante rilanciare questo tema perché è stato completamente abbandonato. Se ci pensate, nessuno più parla della gravidanza come se fosse un periodo insignificante della vita femminile. In realtà questi 9 mesi non sono soltanto un'impresa fisiologica, ma un'esperienza di straordinaria intensità. E viverla in sordina, come spesso accade in questi anni, in cui premono altre priorità, il lavoro, la carriera, la vita sociale, è veramente perdere una parte di se stessa innanzitutto, perdere una parte della propria identità. Noi non siamo soltanto delle persone che hanno un compito di realizzare le proprie potenzialità, di portare a compimento le proprie fatiche, le proprie aspirazioni, ma anche di unificare la vita esterna con un ascolto della vita interiore, con una riflessione. Riflessione che dovrebbe accadere, che è sempre accaduta, come rivelano le sacre rappresentazioni, l'Annunciazione, esprime intensamente, proprio efficacemente questa esperienza, tanto che proiettata durante le conferenze con cui ho presentato questo libro, ha avuto un grandissimo interesse per le giovani donne. Vedere come esiste una verità dentro di noi, esiste una possibilità di ascolto che arricchisce. Non c'è tempo, nel mondo della fretta, della superficialità, mi dicono sarebbe bello, ma non c'è tempo. Ora il tempo si trova, se pensiamo che sia una cosa importante, magari prima del sonno, quando si è in una situazione crepuscolare, intermedia tra il sonno e la veglia, ecco che abbandonarsi ai pensieri dell'attesa sarebbe molto importante. Ma come dice Bauman, attendere è diventata una parola oscena, cioè non c'è più tempo per l'attesa. Questo libro vuole invece riproporla alle giovani donne, riproporla alle adolescenti, affinché nel loro percorso di vita tengano conto anche di questa possibilità, di questa straordinaria occasione che si propone a noi donne. E proprio a questo scopo io propongo, perché si chiama Vivere e rivivere le emozioni della maternità, perché vorrei che fosse un'occasione di riallacciare un discorso tra le generazioni. E come è sempre accaduto per secoli, ci fosse il filo rosso delle parole e delle emozioni che trasporre da donna, madre, figlia, in modo che la giovane donna giunga preparata a questa esperienza, che invece la vede del tutto disarmata in questi anni. Spesso le giovani madri, le puerpere, non hanno mai visto un bambino prima del loro, non hanno mai stretto tra le braccia un neonato, non sanno cosa voglia dire un rapporto di pelle, un abbraccio caldo. Tutto deve essere appreso, ma io credo che se riuscissimo a riflettere dentro di noi, ad allacciare un dialogo col feto, col bambino che nascerà, ecco che sarebbero molto più preparati. Vorrei dire inoltre che i bambini prima di nascere hanno una vita psichica che, come psicologi, come neurofisiologi, stiamo rilevando sempre più ricca, sempre più complessa. Vanno accompagnati, non vanno lasciati soli.
vivono le tensioni, i conflitti, le emozioni, gli stress della madre, e se la madre li aiuta a pensarli, li accompagna ad elaborarli, ecco che dopo la nascita saranno più preparati. Molti dei bambini che soffrono sempre più, ad esempio, di disturbi di iperattività, bambini che scaricano nella tensione muscolare delle tensioni psichiche di cui neanche loro conoscono l'origine, non hanno avuto occasione di prepararsi prima della nascita, di attrezzarsi per affrontare gli inevitabili conflitti della vita. Invece bisogna pensare che un bambino è al mondo anche 9 mesi prima di nascere e di venire alla luce, che c'è già e come tale va riconosciuto e accompagnato. Ma per far questo bisogna riconoscere alla maternità una priorità che non ha in questi anni: il lavoro, l'ansia della vita di coppia, delle abitazioni, aggiungere a fin del mese, spesso scacciano questi pensieri più profondi, ma non per questo meno importanti. Ecco, io vorrei che questo libro diventasse un libro di educazione sentimentale e morale, e mi sembra che questo stia accadendo. E con mio grande stupore, questo non me lo aspettavo, interessa moltissimo anche gli uomini. Io ho tenuto nelle presentazioni che finora ho attuato, penso soprattutto a quella di Genova di domenica scorsa organizzata dalla Caritas, una straordinaria, intensa partecipazione dei giovani uomini che non vogliono soltanto entrare in sala parto, magari del tutto impreparati, perché questo ormai lo fanno tutti, ma vogliono davvero seguire il percorso della gestazione accanto alla loro compagna, purché la loro compagna sia preparata a condividere con loro, a coinvolgerli affettivamente. Per far questo occorre trovare le parole per dirlo, parole che spesso non ci sono e che questo libro vorrebbe suggerire. E io spero che non soltanto appunto questo libro venga letto anche per il piacere della lettura, perché per certi versi può essere considerato un romanzo, ma anche che diventi in un certo senso un modo di riallacciare contatto tra nonne, madre e figlie, quel contatto tra generazioni che ha costituito, come dicevo, un filo rosso di tante vite. Mi sento confortata nel riproporre questo discorso intergenerazionale da quello che racconta, che consiglia José Saramago nel suo famoso romanzo Memoriale del convento. Dice José Saramago: è la lunga, interminabile conversazione delle donne. Sembra una cosa da niente. Questo pensano gli uomini. Neanche loro immagino che è questa conversazione che trattiene il mondo nella sua orbita. Se non ci fossero le donne che parlano tra di loro, gli uomini avrebbero già perso il senso della casa e del pianeta. Ecco, io penso che nelle parole di José Saramago, in questo invito a riprendere un dialogo tra donne, che non è quello ufficiale, non è quello legato al chiasso né alla comunicazione di tipo di internet o dei mass media o del telefonino, ma è un dialogo sommesso, corpo a corpo, un dialogo intimo, un dialogo che trasmette tutte le emozioni. Io credo che questo libro avrebbe raggiunto il suo scopo.